Leggo un estratto. Il problema, semmai, sia per Jenny che per me, sarà quando le tue 3 settimane saranno terminate, dice Serio grattandosi la testa. Non voglio analizzare troppo questa frase, potrebbe comportare svolte che non so se sono in grado di sostenere. Gli sorrido e lui mi prende una mano, mi guarda negli occhi e io rischio di perdermici dentro. So nuotare, ma l'acqua del lago è infida e io potrei rischiare di affogare. Sento un brivido e poi le stesse scosse elettriche di prima, solo che questa volta sono più intense per via del contatto con la sua mano. A questo punto anche io decido di guardarlo negli occhi, non tanto per vedere chi distoglie prima lo sguardo, ma perché sento che una forza indipendente della mia volontà mi spinge a fissarlo e a non togliere la mia mano dalla sua. Un tempo infinito, almeno così mi pare. Restiamo uno di fronte all'altra senza dire una parola, senza fare un movimento. Sembra che i nostri respiri siano entrambi sincronizzati sulla modalità accelerata. Eccolo, un barlume di ragione mi attraversa il cervello. L'avversità non fermano l'amore. La storia di una ragazza inferma, con un padre single e una donna che ha perso molto nella vita, ma che vorrebbe ricominciare a vivere. Lo trovate su Amazon in tutti i formati.